con questa espansione, almeno sulla carta, perché poi bisogna vedere giocandoci com'è la situazione. Però, vedendo la conferenza appunto che c'è stata l'altro ieri, io mi sono abbastanza gasata. Io lo conosco Genshin Impact. Sì, no, Blue Protocol ancora ragazzi non ci sono news, non ci sono news neanche di New World, tranne che appunto la beta parte il 23 luglio e il gioco esce il 25 agosto e assolutamente sì, ve lo porterò. Assolutamente sì. Vi ho fatto vedere un po' di character creation sia l'altro giorno, vi ho fatto vedere qualcosina più che altro perché sono stati lavorati moltissimo i personaggi, cioè graficamente World of Warcraft è cambiato tantissimo, cioè non so se vedete proprio anche i modelli dei vari personaggi, sono cambiati davvero tanto, cioè guardate per dire l'umano. Cioè, a World of Warcraft gli mancava giusto la grafica per essere veramente un... Beh, è già un top MMO, però graficamente diciamo che era abbastanza indietro rispetto ad altri. E attualmente hanno fatto, la Blizzard ha fatto veramente un lavoro pazzesco. Cioè, graficamente secondo me è favoloso ora. Poi, per carità, ci sono, cioè, sono gusti, può piacere o non piacere come stile grafico, ma ora anche il character creation è abbastanza all'avanguardia. Cioè, stavamo guardando... anche la personalizzazione, cioè per dire le umane, adesso addirittura, a parte che c'è un sacco di personalizzazione, adesso puoi fare addirittura anche il make-up. Quindi diciamo che si sono un pochino sistemati anche dal punto di vista del character creation che magari non offriva abbastanza, abbastanza customizzazione, no? Adesso faccio vedere. Veramente ci sono 33 pettinature adesso, sono tantissime. Mi ero messa l'altro giorno a fare un po' di PG. Puoi fare veramente qualsiasi cosa adesso. Colore degli occhi, li puoi fare di colori diversi. Poi, cioè, hanno messo un bel character creation finalmente. Le pettinature anni 90, alcune ci sono ancora. Sì, c'è il trucco ad esempio, cioè hanno messo addirittura il trucco ai personaggi, cosa che appunto non c'era prima. Oh. Forma del viso, a forma triangolare, rotonda, a forma di cuore. Sono i gioielli, c'erano anche prima, adesso hanno più senso, la collana, ci sono i medaglioni. Adesso veramente puoi customizzarlo tanto. Una curiosità, nella lista dove scegli i tuoi personaggi da logare, hanno diviso colonna ali e colonna orda? Fa vedere. Perché io ho solo personaggi orda perché io gioco orda. Però... Guarda, lo vediamo subito. Io di norma gioco orda. Con rarissime eccezioni. Mi è capitato di fare dei PG alli, ma li ho fatti più che altro per sbloccare le varie razze. Vediamo, per esempio, Toh. Ah, anche, guardate che belle anche le elfe. Cioè, sia maschi che femmine. Adesso hanno addirittura i viticci in testa, cioè hanno le foglie in testa. Guardate. E addirittura le foglie si possono cambiare di colore. Cioè, ci sono le foglie colorate. Per dire, no? Questa qua adesso le ha rosa. Vai, viticci, colore viticcio. Cioè, verdi, appassite. Hanno messo un sacco di roba. Oh, Raph! Grazie per il regalo, Raffles! Grazie mille! Grazie, Raff! Ma, allora, di norma anche a me non facevano impazzire gli elfi come erano prima. Adesso sono fighi. Adesso sono molto fighi. Cioè, li puoi fare veramente in un sacco di modi diversi. Sono belli. Vabbè, questa è la druida. Hanno messo anche un sacco di pettinature nuove. Cioè, per dire. Capelli. Raga, hanno 20 pettinature ora. Non tutti, eh. Ah, Sombra! Questa è la pettinatura di Sombra. Hanno portato la pettinatura di Sombra alle elfe. Adesso vi faccio vedere anche i maschi, sì. Sì, hanno messo un sacco di pettinature. Eccoli qua. Sono molto fighi anche gli elfi maschi. Da. Puoi mettergli le foglie nella barba, guarda che spettacolo. Si vede che li hanno reworkati anche questi, eh. Gli Almain vecchio, sì, dovremmo poter reworkare l'aspetto, spero che sia così.
Guardate, sono molto fighi anche questi. Ora sì che si può fare anche un Malfurion figo volendo. Non sono male. Molto muscolosi. E anche. Ma in realtà un po' tutti sono stati reworkati, eh. Ci sono stati dei rework su tutti. Adesso graficamente sto gioco è uno spettacolo. I nani stavo guardando. I nani, ragazzi, ora sono spettacolari. Guardate che belli. Anche se ve l'ho detto, secondo me il lavoro più massiccio l'hanno fatto sugli undead. Gli undead dell'Orda sono bellissimi. Sono devastantemente belli. Guardate. Vi faccio vedere un po' di randomize. Cose che si possono fare. Ah, i nani sono proprio fieri così. Guardate che belli. Anche le animazioni sono state reworkate, vedete? Sì. Guardate che belli. È stato proprio un rework di tutto. Grafica, animazioni. Guardate le nane pure. Alcune sono carinissime. Me ne era uscita una l'altro giorno che era troppo bellina. Io ogni tanto mi metto qua e faccio randomize. Cioè, per dire. Guardate che espressioni. Sono molto espressive. Belle. Ma che fiera. In Orda puoi fare i troll del sangue? Sì. Questi sono i ferro oscuro. Poi vabbè, gli elfi del vuoto ve li avevo fatti vedere anche gli scorsi giorni. Faccio giusto una carrellata veloce perché tanto ve li faccio vedere tutte le volte, sennò ormai li conoscete a memoria. Che sono le Void Elf. I Void Elf e le Void Elf sono gli elfi del vuoto, questi qua. Questi sì, sono stati reworkati più che altro dal punto di vista del colore degli occhi. Poi pettinature, ho visto che comunque sono poche. Sono rimaste pochissime pettinature, queste non sono state aggiunte. Penso perché comunque rimane una razza alleata e di base ne ha poche. Belle però, è così. Guardate che fighe. Molto belle. Sì, graficamente sto gioco è migliorato tantissimo. Guardate che bella così, Necro. La botto. La Warlock, così. Bella. Poi vabbè, i culti iraniani. Sia maschio che femmina. Questi erano già messi bene. Non credo che abbiano fatto chissà che rework. Stessa cosa ai meccagnomi. Erano già posti i meccagnomi. E i Draenei sono stati reworkati. I Draenei e si vede, guardate, adesso proprio a livello di, come posso dire, di texture, no? Del viso, cioè guardate. Si può scegliere anche lo spessore dei tentacoli e della coda. Adesso la coda si può fare corta o lunga per i maschi, perché i maschi hanno appunto poi anche i bargigli, barba e baffi, vedete qua, possono scegliere, e i tentacoli. I maschi hanno i vari tentacoli da poter scegliere, mentre le femmine hanno, faccio vedere, hanno lo spessore del tentacolo, quindi tentacoli sottile o grossi, vedete? Qua cambia. No. E poi vabbè, i gioielli, questi possono cambiare. Anche queste qua, anche le Draenei sono state reworkate, se vedete anche qua i visi hanno più texture, sono fatti meglio. Ci sono anche un sacco di pettinature nuove, che è un po' rosico perché non ho visto la stessa varietà di pettinature, purtroppo, per Blood Elf. Mannaggia. Speravo che sarebbero state messe tante pettinature anche nei Blood. Invece le Draenee hanno dei capelli che io le ho viste e ho detto no, sono troppo belli. Cioè, hanno messo tutte queste pettinature nuove che sono. Allora, da questa, che è bellissima. Quando l'ho vista ho detto, Dio, che gnocca. Super bella. Hanno messo, vedete? Queste pettinature così, la treccia così che mi piace da morire. Sono innamorata di questa treccia. Voglio queste pettinature sulle Blood Elf. Perché Lally ha sempre i capelli più belli? Non è giusta questa cosa. Hanno sempre le pettinature più fighe. Guardate che bella questa treccia qua. Cioè, hanno tutte le trecce e le code alte che sono le mie pettinature preferite. Solo le Draenei ce l'hanno, Rosic. Bellissime. Forse perché hanno le corna, quindi si sono studiati delle pettinature un po' così. Sono davvero belle ora. Non che prima non fossero belle, ma ora lo sono ancora di più. Non.
Canyon Alto. E poi vabbè, hanno lo stile delle corna. E ora, ora ci sono più corna. Ad esempio, a me piacciono un po' anche queste alte. Hanno messo un po' più corna rispetto a prima. E poi volevo farvi vedere la coda. Grazia, sono assente, un assente presente, un saluto ed un abbraccio. Un abbraccione a te, Peratta, grazie per l'ottavo mese. Bentornato. Grazie, grazie, Peratta. E ad esempio vi volevo far vedere le code, come vi dicevo, che sono customizzabili. Ah, qua tra l'altro i gioielli pure, che quelli nei capelli. Si può scegliere il colore, vedete? Questo può essere cambiato. Che sono gli stessi gioielli che hanno sui, sia sui bargigli che qua dietro. Sono belle, sì, sono tipo le tiefling praticamente, le draenee, mi piacciono un sacco, sono davvero belle. È una delle mie razze preferite, peccato che sia dell'Alli. E le code adesso si sono corte, normali, corte decorate. Posso qua, bug reporter. Media, media decorata o lunga, lunga decorata. E cambiano, vedete che c'è... corta, media, lunga. Quindi si può scegliere la lunghezza della coda. Sono bellissime, sì. Sceglie la lunghezza della coda e cambia il colore. Faccio vedere, ecco, vedete? Tipo, che ne so, uno lo vuole rose gold. Cambiano sia i gioielli sopra che quelli della coda. E io rosico perché penso che mi dovrò fare una draenea per forza, perché voglio queste pettinature, sono innamorata. Voglio una draenea solo per questi capelli. Sono davvero gnocche. Sono bellissime. Guarda che belle. Cioè, ti fai... no, guarda la warrior draenea. Peccato i piedi così. Sono loro bello per me. A me piacciono un sacco che hanno i piedi così. Desidero fortissimamente una draenea adesso. Vabbè, io avevo la draenea forgialuce. Che stanno... Non le vedete qua nella lista perché le stanno reworkando, le draenee forgialuce. Nea Paladin ci sta un sacco bene. Io avevo fatto le forgia luce per il tatuaggio. Davvero un sacco belle. Vediamo se ne creiamo una. Tipo, a caso. Scegli la tua fazione. Ah, ok. No, allora lo facciamo per bene. Volevo solo vedere se te la dava nel character creation insieme alle altre. Allora dai, dopo ci facciamo una draenea, perché voglio vedere prima di tutto se ce la dà nella lista insieme all'Alli, che dovrebbero darle insieme. Almeno adesso è così. Poi, allora vi stavo facendo vedere i worgen. I worgen pure sono stati reworkati. Adesso non c'è più l'obbligo di mantenere, di avere la forma umana, che viene cambiata quando cambi la forma da Lican. Vi faccio vedere che cosa intendo. Prima, quando tu cambiavi la forma Lican, cambiava anche la forma umana. Adesso non è più così. Quindi potete fare, non so, un worgen bianco, col manto bianco, per dire, che ne so, lo fate così. E orecchie rosicchiate, no, dove sono i colori del pelo? Ecco qua. Per esempio, se io faccio il worgen bianco, non sono obbligata... a dover fare un umano con i capelli bianchi. Cioè posso farlo come mi pare, vedete? Cioè potete fare l'umano letteralmente come cavolo vi pare. Una volta che avete finito di customizzarlo, il vostro worgen rimane così come l'avete fatto. Quindi ecco, adesso vabbè, adesso li ho fatti tutti i bianchi. Per dire, posso farlo umano con i capelli rossi e il worgen mi rimane col pelo bianco. Quindi hanno diviso le cose. Molto bello così. Silicon Mage è abbastanza grottesco, sono d'accordo. Anche Priest mi fa abbastanza ridere. Sono belli. Bellissimi i worgen, io ne avevo uno di worgen. I panda sono stati toccati anche loro un pochino. Vedo che non c'è stato un rework massiccio, sinceramente, sui panda. Credo che sia perché non è una razza super mega scelta. Ho notato che tra le razze comunque di panda non ce ne sono tantissimi, almeno... ne ho visti tantissimi durante Pandarian, poi ho notato che come razza, boh, mi sembra meno scelta rispetto alle altre, forse perché è prerogativa sia di Orda che di Alleanza, quindi poi non ne ho visti tantissimi in giro, sinceramente, di Panda. E ho visto che non sono stati reworkati granché. Beh, riesco comunque ancora a vedere i pixelloni grossi nel pelo e nella barba, quindi una toccatina probabilmente gliel'hanno data. Adesso hanno i colori degli occhi, quindi gli occhi si possono cambiare.
Però non vedo grosse possibilità di customizzazione nei panda, proprio per il motivo che vi dicevo prima, ovvero che non credo siano molto scelti come razza. Quindi sì, hanno meno customizzazione rispetto agli altri. Per l'orda ci sono stati dei progressi allucinanti, cioè guarda, gli orchi sono devastanti. Guardate che belli, guardate le animazioni. Dio santissimo, gli orchi sono stupendi. Guardate che roba. Belli, belli, belli. Secondo me gli orchi e gli undead hanno le animazioni più belle. Devi fare un worgen ed un panda. Guarda che belli. Mamma mia. Sono proprio fieri gli orchi. Fierissimi. Tutti molto bene. Questi credo debbano essere ancora sistemati. Scegli un animale che ha speso così male i suoi punti in evoluzione. Cosa? Ah, per il panda, dici? È un po' sì. Sì, ma diciamo che i panda, appunto, durante Pandaria erano tutti panda. Poi una volta passata l'espansione di Pandaria sono stati mal cagati un po' i panda. E anche le orchesse sono fatte molto bene. Anche se vedo che ancora stanno probabilmente mettendo le texture degli occhi, vedete che hanno gli occhi bianchi non perché potete fare gli occhi bianchi, ma perché stanno caricando proprio le texture del colore degli occhi. Quindi questa è un'alfa, questa che ho io è l'alfa. Quindi per questo che la vedete così. Considerate che la beta parte da settimana prossima. Settimana prossima inizia la beta di World of Warcraft, della nuova espansione. Una razza che non capisco perché è tanto apprezzata. Gli orchi? Ma come? L'Octarogar? Ma gli orchi... Cioè, gli orchi sono gli orchi. Come non capisci perché è tanto apprezzato? Sono fieri gli orchi, sono bellissimi. Sono come i nani. Cioè, i nani... Per me la controparte dei nani sono gli orchi. Cioè, i nani sono fierissimi. Sono tra le razze che mi piacciono di più, ad esempio, nell'Alli. E gli orchi sono la controparte dell'Orda. Sono bellissimi. Fieri. Guardali. Dai. Non fai dire che non sono fieri. Guarda lo storco sciamano. Sì, l'espansione è quest'autunno. L'orchestra è molto magra rispetto all'orco maschio, però. No, beh, troppo umane, no. Sì, l'orco maschio è più possente, però. D'accordo. Già le troll si difendono meglio. Poi, vabbè, i nobili oscuri. C'è stata una toccatina anche a loro, però non ho visto dei grossissimi cambiamenti. Perché, comunque, cioè, come i Void Elf, queste sono le ultime razze che sono uscite. Non le ultime, ma tra le ultime. Perché considerate che sono usciti insieme i nani ferroscuro. Cioè, nella stessa generazione, intendo, sono usciti gli Elfi del Vuoto, i Nani Ferroscuro, gli Umani di Kul'Tiras, che sono usciti, vabbè, un po' più tardi, insieme al lato Orda, dove sono... Ah, dimenticavo, scusate, i Draenei Forgialuce, per l'Alli, mentre per l'Orda abbiamo i Nobili Oscuri, che sono questi, e maschi sono molto belli, cioè, sono molto vampireschi. Cioè, sono i Dark Elf proprio, i Nobili Oscuri. Cioè, li vedete? Questi sono i Drow. Sono letteralmente i Dark Elf, no? I Nobili Oscuri. La cosa, le Nobili Oscure. Sono molto belle anche loro. La Nobile Oscura Stregona è proprio il suo, cioè, guardatela. Sono i Drow, praticamente. I Draenei sono molto belli, si piacciono tanto anche a me. E anche a questi vedo che devono essere ancora implementati gli occhi. Perché considerate che, vedete, adesso hanno gli occhi bianchi, non perché debbano avere gli occhi bianchi, come vi dicevo prima, ma perché probabilmente li stanno ancora implementando, perché poi dovranno avere gli occhi come i Void Elf, che si possono cambiare, vedete? Poi hanno i colori d'occhi, anche per gli Elfi poi probabilmente, per i Nobili Oscuri, scusate, si potranno cambiare. Va bene, Spike! Ok, questo caldo alla palestra, auguri! Buona palestra! E poi arriva la mia razza preferita in questo momento dell'Orda, perché secondo me hanno fatto un lavoro pazzesco, e sono i non morti. Cioè, con i non morti ci hanno veramente dato troppo dentro quelli della Blizzard. Sono stupendi. Sono veramente... Le animazioni dei non morti sono qualcosa veramente di oltre. Guardate solo anche il modo proprio in cui si muove la lingua, che rimane a penzoloni sotto perché gli manca la mascella. Oppure come si muove qua, cioè guardate.
Cioè, anche con le altre razze, per carità, hanno fatto dei bei lavori, ma secondo me con gli undead si sono superati. Oh, bene, Luciano. Oh, dai, allora sei qua con noi. E adesso potete fare il nobile oscuro, l'elfo oscuro, guardate. Colori di occhi. Ci sono colori degli occhi, adesso si possono scegliere giallo, rosso intenso, purple, questo è un fucsia. Abbiamo il verde, abbiamo il blu, abbiamo il bianco, abbiamo il grigio per insomma, riesci a vedere l'iride. E oppure abbiamo gli occhi cavi. Ragazzi, quanto belli. Poi si può scegliere anche nel corpo. Il livello di decomposizione. Corpo fresco, corpo chiazzato, corpo ossuto. Quindi quant'è il livello della decomposizione dell'undead? Sì, sono strametallari gli undead. Cioè, proprio fanno. Hanno anche il balletto metal. Sono bellissimi. Sono brutti ma bellissimi perché, oh, veramente. GG Blizzard per il lavoro fatto con gli undead. Sono spettacolari. Guardate, guardate come si muove la mascella proprio. È bello, eh. E stessa cosa la undead. Hanno fatto un buon lavoro anche con la versione femminile. Ah, aspettate che vi faccio vedere. Ve li faccio vedere nelle loro movenze. Guardate che spettacolo. Marci. Marci gli undead. Belli. Questa credo che sia stata da sempre veramente una delle razze più amate dell'Orda. Bellissima. Queste sono le undead. Guardate anche i movimenti. Tutti storti, no? Perché sei morto in realtà. Quindi sei storto. Si muovono tutti strani. Capelli rosa sull'undead. Ma puoi metterglieli come vuoi, guarda. Sono fatte molto bene anche loro. Sì, hanno aggiunto sia colori che pettinature. Tipo tinta, questi sono i colori. Come vedete adesso hanno anche delle texture più belle. Capelli. Sono pettinature nuove. Insomma, la si può fare abbastanza marcia l'undead. E l'undead. La si può fare anche carina, eh. Sì, hanno cambiato le posizioni di combattimento di tutte le razze. Sì, tipo, vedi? Gli undead sono così. Tipo, gli orchi. Sì. I nani pure sono cambiati. Adesso ogni razza ha i suoi posizionamenti. Tra l'altro, ho fatto caso. Guardate, è una cosa che si vede di più che in tutte le classi, secondo me, nei Cavalieri della Morte. Perché guardate i Cavalieri della Morte. Tipo, guardate come tengono l'arma. Tipo, no? Qui sul fianco, nano ferro scuro, che la tiene, vabbè, come il nano normale. Gli elfi, ultiraniani con una mano sola perché sono grossi, quindi la riescono a tenere con una mano sola. Cioè, vedete? Cambia proprio il modo in cui si tengono le armi adesso. Hanno lavorato molto sulle animazioni. Vedete anche i Worgen. Worgen ha la postura da umano, ovviamente. I Pandaren, che hanno la postura da samurai, perché tipo il Pandaren ce l'ha dietro così, e anche le femmine cambiano, eh. Ad esempio, guardate, il maschio ce l'ha così, la femmina ce l'ha così. Quindi, vi faccio vedere anche nelle razze, vabbè, gli umani ce l'hanno uguale. Vedete, maschio o femmina, addirittura adesso cambia anche in base al maschio o alla femmina come tiene l'arma. Tipo, il cult iraniano che ce l'ha, la tiene con una mano sola. Ma è sempre stato così? No, aspetta, non era sempre stato così. Sei sicuro, Felpato? Allora, che ci fossero animazioni diverse per le varie razze, sì. Ma che fossero così, io non me le ricordo. Davvero? Allora, forse non ci ho fatto caso io, probabilmente, che cambiavano le impugnature. Non lo sapevo. Non ci ho mai fatto caso io. Sarà che non ho mai avuto un Pandaren. Però che sono quelli più caratteristici come impugnatura dell'arma, perché gli altri, bene o male, la tengono, vedete, tutte a due mani. Cambia il. In realtà i DK Panda sono nuovi? Sì, questi sono. Sì, non li ho mai visti. Però, sai, parlavo proprio in generale di come tengono le armi. Sì, perché adesso ogni razza ha i DK. Prima non si potevano fare. Adesso ogni razza ha la possibilità di fare Death Knight. Sarà per quello, forse, che non me ne sono accorta. Ciao Mark, buonasera. Passo per un salutino. Stavo facendo vedere i contenuti della nuova espansione di Shadowlands.
nuovi, nel senso che prima di SL non c'erano. No, non esatto. Perché è una cosa nuova che i DK siano per tutte le razze. Questa cosa delle impugnature diverse per le razze, sinceramente, non ci avevo mai fatto caso. Beh, almeno su quelle piccoline sì. Però non avevo mai fatto caso, ad esempio, che umani e nani avessero l'impugnatura diversa. Oddio. Eh sì, perché in realtà ce l'hanno simile, cambia leggermente l'inclinazione. Forse sui maschi si vede di più. Tra che io ho sempre avuto PG femmine, quindi. E poi appunto nell'orda, anche qua vedete le diverse impugnature. Ve le faccio vedere nei Death Knight, perché appunto, come dicevamo prima, razza nuova. Razza nuova, scusate, classe nuova per tutti, perché è una razza, è una classe uscita in Wrath, la mia espansione preferita. Vedete che belle. Ma tutte le troll però. Ah no, queste sono orchesse, pardon. Ah, vedi, erano uguali. Comunque vi faccio ancora vedere per la customizzazione, perché mi ero fermata ai non morti. Abbiamo gli orchi di Magar, che hanno, allora, i maschi hanno il o il tatuaggio, o comunque queste colorazioni così. Mi vedete, hanno la loro pittura tribale. Stessa cosa, aiuto, le femmine. Iso, stai molto attenta a urlare for the Alliance in questa chat. Stai molto attenta. No, vabbè, scherzi a parte. Ci sono... Io sono for the Horde, da sempre. Però ci sono obiettivamente delle razze dell'Alleanza che mi gustano tanto. In questa espansione mi piacciono molto i Draenei. Mi piace davvero da morire come li hanno fatti i Draenei. Qui vedo che ancora devono essere messi gli occhi. Hanno ancora gli occhi ai personaggi. Quindi probabilmente stanno scegliendo i colori. Qui abbiamo i nostri Tauren. Mancano quelli di Altomonte, che probabilmente stanno venendo sistemati, reworkati. Perché considerate che da questa parte mancano i Draenei Forgialuce. Di qua mancano i... Mancano i Tauren di Altomonte. No, io sono pro Horda da sempre. Però ogni tanto un saltino... Saltino... aiuto. In Alli me lo faccio. Quando mettono delle razze belle, tipo i Draenei Forgialuce, che mi piacciono un sacco. Ora ci manca Shiran. Di questo World of Warcraft ci manca Shiran. Questi sono invece i troll zandalari, una delle razze più amate di tutto World of Warcraft. C'è gente che ha cambiato side solo per i troll zandalari. È passata dall'Alleanza all'Orda. Come biasimarli. Portentosi troll zandalari. Anche questi, vedo, devono mettere il colore degli occhi. I troll normali. I troll normali hanno subito un rework abbastanza pazzesco. Guardate che roba. Era già stato fatto un rework sui troll ed era già bellissimo, però adesso sono state aggiunte anche le pitture tribali che gli danno quel non so che in più. Per esempio, vediamo, ne prendo uno, ecco, tipo così che si vede meglio. Abbiamo i colori degli occhi adesso, finalmente anche per loro. Abbiamo il tipo di pittura che si vuole avere in base al... Ecco, aspetta, si può scegliere il colore della pittura, sia quello degli occhi. Qua. L'ho messo bianco. Vedete? Possono cambiare, vabbè, i piercing, i orecchini. E poi lo stile della pittura nel corpo. E anche questa può essere cambiata e colorata in modo diverso. È tanta roba. Troll zandalari sono usciti con la penultima... un'espansione fa. Sono usciti con... Draenor. Non ricordo male. No, aspetta. Sono usciti dopo Draenor. Troll zandalari. Sono usciti con BFE. Con Battle for Azeroth. Sono usciti troll zandalari. Sono usciti... Sì, raga, è BFE, è vero, gli zandalari. Adesso mi sto confondendo. Perché allora, le ultime razze che sono uscite di razze alleate sono i Vulpera per l'Orda e i nani meccagnomi, scusami, i gnomi meccagnomi per l'Alleanza. Gli zandalari sono stati messi, se non ricordo male, verso l'inizio di BFA di Battle for Azeroth. Sono molto belli. Questi qua.
Sì, è BFA. Erano usciti all'inizio di BFA. Sì, sì, sì. Maschi e femmine. Belline le troll. Oh no! Sì, ogni tanto devo rilogare. Non so perché, ma la beta fa così. Cioè, l'alfa fa così. Tot mi connette, devo riconnettere. Quando esce tutto con la nuova espansione? Queste modifiche non ci sono. No, allora, adesso non ci sono. Adesso, se giochi nel retail, non ci sono queste cose che vi sto facendo vedere. Queste sono nell'alfa e fra una settimana saranno nella beta. La cosa più vicina a Shiran è il worgen. In quanto le volpi sono canidi. No, la cosa più vicina a Shiran è questo. No, adesso ci sono i vulpera. Questa è Shiran. Allora, vi stavo facendo vedere le troll prima che mi buttasse malamente fuori. Eccole qua. Anche loro con la pittura tribale che si può scegliere. Anche loro adesso molto più customizzabili rispetto a prima. Sono molto le loro animazioni. Poi appunto abbiamo i Vulpera, che è l'ultima razza uscita insieme ai Meccagnomi. Sono questi. Andiamo al Bug Reporter. Vedo che... vedete gli occhi bianchi perché stanno ancora implementando i colori degli occhi, quindi molto probabilmente ci sarà da mettere appunto... cioè poi potete scegliere il colore degli occhi, quello che li state vedendo bianchi. Queste sono le femmine. No, questi sono i maschi, scusate. Queste sono le femmine. Sono leggermente più piccole rispetto ai maschi. Ciao, Raf! Buona serata! Conviene iniziare ora? Sì, perché no? Sta per uscire la nuova espansione, comunque uscirà quest'autunno, quindi se inizi ora ti fai in tempo a metterti in pari. A parte che comunque il cap level, ragazzi, verrà abbassato, perché il cap level sarà a 60 con la nuova espansione, quindi potete tranquillamente iniziare anche con l'uscita della nuova espansione. Buono, Carry Lady. Brucio le dita, sì. Sì, ma sono bassi. Worgen, secondo me, si addicono di più, anche per il trucchetto del cambio aspetto. Ma in realtà, guarda che la mia Shiran è piccolina, eh. Shiran è molto più... no, Shiran come stazza è molto più simile a un Vulpera che a un Worgen. Il Worgen è troppo alto per Shiran. Il fatto che mi sia stata disegnata molto grande... La vuoi vedere com'è la mia ispirazione di Shiran? Te la faccio vedere. Ti faccio vedere proprio com'era Shiran nella mia testa quando io ho pensato a Shiran e ho creato Shiran. Ora... faccio vedere quella che nella mia testa è Shiran. Qua. Allora. Questa è Shiran. Questa è stata la mia ispirazione per Shiran e questa è Shiran. Vedi? Quindi è una volpe piccola e scattante che si addice molto di più ai Vulpera. Poi, vabbè, è stata disegnata molto imponente in realtà, ma Shiran è piccola, snella e veloce. È piccolina. Vedi, è una volpina. Non è una volpona. Esatto, questa è stata la mia ispirazione quando ho creato Shiran. Così adesso almeno avete anche un'idea di com'è più o meno la stazza. Poi, andiamo avanti. Elfi del sangue sono stati reworkati. Molto belli. Anche se, purtroppo, non so, il fatto che non abbiano rughe, non abbiano... cioè, i nobili oscuri, vedete, hanno il viso più caratterizzato, secondo me. Forse proprio perché hanno un po' queste cicatrici, queste rughe. I Blood Elf sono ancora un pelo troppo perfetti per i miei gusti, nel senso, letteralmente hanno questi visi un po' efebici, proprio troppo lisci. Sembra veramente, tipo, sai, le foto con 10.000 filtri, che non vedi neanche più il naso di una persona. Ecco, già questo un po' meglio. Da questo come viso mi piace già di più. Ciao, Mizer. A presto. Ciao, Angel. Buon pomeriggio. Sì, certo. Sì, sì, sì. Ma infatti sì, Air. I Vulpera non arrivano nemmeno al metro. No, ma infatti è un pochino più alta rispetto ai Vulpera, però
è più simile come corporatura ai Vulpera rispetto ai Worgen. I Worgen, i licantropi, sono proprio grossi e massicci. La mia Shiran è piccolina e scattante. È letteralmente una... è una volpe. Cioè, prendi una volpe, mettila in piedi. Sì, sì, no, non... la volevo comunque snella, scattante. Gli elfi nelle storie hanno sempre avuto un effetto, un aspetto affabile. E hai ragione, ma bello, è vero. Però sai, questo già, oddio, a parte il sorriso un po' da salame, però almeno adesso hanno i colori degli occhi, guardate. Adesso ci sono i colori degli occhi, che prima avevamo solamente il verde e il giallo, adesso ne abbiamo diversi. Si può fare anche sguercio il personaggio. Non è male. Si possono fare anche abbastanza fighi, eh. Sono male. Vengono fuori bene. Anche i Blood Elf. E poi le Blood Elf è sempre stata la mia razza preferita. Anche se anche loro sono liscissime. Avrei voluto dei visi un pelino più, non lo so, meno lisciati. E che mi dà l'effetto di mancanza di texture. Lo so che magari è fatta apposta questa cosa, no? Ma perché appunto sono bellissime e perfette le Blood Elf. Il problema è proprio che pulisce. Non lo so. C'è qualche, almeno qualche rughettina di espressione, giusto da renderle un pelino più simpatiche, no? I colori degli occhi sono stupendi. Ho già fatto la mia Blood Elf tipo. E a parte che hanno messo delle pettinature nuove, però sono poche, cavolo. Me ne aspettavo qualcuna di più. Ne hanno messe poche di pettinature nuove. Cioè, vedendo le pettinature bellissime che hanno messo alle Draenee... so, sinceramente mi aspettavo qualcosina di più per le elfe. C'hanno letteralmente tre pettinature che non mi fanno neanche troppo impazzire. Io questa non è male. Non so, sono un po' scontenta delle pettinature, eh. Secondo me si poteva fare meglio. Sono poche. Questo diadema... oh, infatti penso che rimarrò sulla mia coda alta. Sì, con gli occhi di colore diverso sono molto fighe. E appunto adesso le orecchie si possono customizzare, si possono fare lunghe, medie o corte. E si può scegliere la lunghezza delle orecchie. Le terrei corte. Io non lo so, in realtà anche lunghe non mi dispiacevano. Possono customizzare. Fai la scelta giusta e passarli. Abbiamo i biscotti. Voglio tradire le mie Blood Elf. Sono le Draenee che mi chiamano. Quelle Draenee bastarde che sono bellissime. Mi piacciono troppo le pettinature nuove delle Draenee. Mi piacciono davvero tanto. Però. Oh, mi hanno messo il blu? Mi hanno messo il blu finalmente. Oh, che gioia. Carine. Mi hanno messo il blu. Un po' macilenta così. Va di più così. Tra l'altro guardate che figata adesso che hanno i gioielli e si può scegliere. Allora, il gioiello, ad esempio, qua c'è foglie, diamanti o tipo, ecco, ali. E poi si può fare, ecco, adesso anche a me piace, foglie con questo diadema argentato. Poi hanno i polsini. Hanno i polsini customizzabili. Sì, oppure sì. Solo che la mia paura è, cioè, i polsini sono customizzabili, ma una volta che hai l'armatura si vedono? Sono stragnocche, eh. Guardate che belle. Molto belle. Il fatto è che poi, insomma, i polsini un po' si perdono nelle armature. Infatti, perché vedi? Cioè, poi gli metti sopra il polsino. La potevano studiare un po' meglio, secondo me, la customizzazione. Puoi farti la parure custom? Sì? E puoi cambiare i colori. No, sono belle, eh. Sono molto belle. Niente da dire, sono proprio belle.
Poi abbiamo i goblin che non sono stati reworkati tranne il colore degli occhi, è l'unico rework che hanno ricevuto perché il goblin è stata una delle ultime razze comunque uscita in una delle ultime espansioni. Ciao Kinoa, thank you so much, thanks. Maglietta si può nascondere? Sì, volendo puoi nascondere. E questi hanno il colore degli occhi, si può scegliere il mento, quindi la grandezza del mento, hanno cambiato giusto un po' di cosine su di loro. Naso, vabbè, sì, mi pare ci fossero anche prima. Il colore degli occhi. Il colore degli occhi si può cambiare. Questi ce li avevano anche prima. Orecchini. Chiarissimi, goblin. E le goblin. Anche loro hanno un bel po' di customizzazione. Sia nasi che menti possono essere cambiati. Vedete? E anche loro hanno i loro belli orecchini. Possono essere colorati come uno vuole. Vegeta! Bentornato per il secondo mese, Vegeta! Cavolo, che bello, ragazzi, qua abbiamo persone importanti, cioè Vegeta. Grazie mille per il supporto. E bentornato, Vegeta. Sì, vabbè, abbiamo i panda che vi ho già fatto vedere prima. Sono quelli sia Orda che Alleanza. Allora, io adesso volevo provare a creare un PG Alli. Perché voglio vedere dove me lo inserisce, visto che io ho tutti i PG Orda. Voglio vedere dove me lo va ad inserire. Madonna, quanto è bella. La Lilia in questa... Demon Hunter che ho creato mi piace da matti. Faccio una Draenea che mi sono presa bene, mi piacciono le Draenee. I troll parlano ancora in napoletano, sono bellissimi. Sì, facciamo una Draenea paladina. La Draenea mi piace paladina. Vai, allora partiamo. Customizzazione, viso. Un po' triste così. Mi piaceva il primo. E anche così è carina. Quinto viso mi piace. Poi pelle. Vai. Così vediamo anche. Facciamo i primi passi. Vediamo com'è. Allora la pelle. A me piace. Sì. Forse è un po' più chiara. Prima scelgo i capelli. Allora, capelli, i capelli delle Draenei. Io sono innamorata con i capelli nuovi che gli hanno fatto. Lo scignone è stupendo. La coda con la treccia, favolosa. La treccia di fianco, stupenda. Perché hanno tutte queste pettinature? Io le voglio sulle Blood Elf. Rosico. Oh. Voglio queste pettinature. Sono le pettinature che mi faccio sempre io, tra l'altro. Voglio queste pettinature sulle Blood Elf. Molto bene, Ale, grazie. Stavamo dando un occhio alle news del character creation di Shadowlands. Sono bellissime. Vabbè, di pettinature ne hanno tante. Sono sempre state belle le pettinature delle Draenee, eh? Hanno delle belle pettinature. Sarà che ci sono le corna nel mezzo, ma boh, qualsiasi pettinatura gli metti sta bene. Sono indecisa se fare questa bella coda con la treccia di fianco. Vedo andrò per la treccia di fianco. Sì, la treccia di fianco mi piace un sacco, è proprio bella. E gliela facciamo. Vediamo ancora. Mi dispiace. Ma questo blu chiaro, però questo blu scuro. Questo è... No, blu scuro, scusate. Questo è tipo verde, verde acqua. Blu non mi dispiaceva. Ah, sto verde acqua mi piace. La treccia è proprio bella. Sì. Guarda che bel coppino libero. Però va che anche questa era bella, di pettinatura. Però davanti mi piace di più la treccia. È più figo il ciuffino qua. Pelle sono indecisa tra queste due. Mi piace di più, un po' più scura, un po' più chiara. A me forse è un po' più chiara. E che si vede di meno quando è così scura. Vedo di meno i dettagli del viso. Mi sembra tipo sciacquata. Forse questo. Forse questo azzurro qua mi piace di più. Guarda. Un azzurro scuro qua. Questo è un misto. Chiara?
Così è troppo chiara, però. Secondo me così va bene. È la via di mezzo giusta. Corna. Sinuose. Curve. Quate. Folte. Laterali. Maestose. Piccole. A volta. Belle così. Avanti. Ariete. Alte. Io gliele metterei alte. Oddio, però anche arcuate non mi dispiace. Forse maestose. Vada per le corna maestose. Oddio, anche alte mi piacciono davvero tanto. Ariete no. Non so se mettergliele alte o maestose. Sembrano orecchie d'asino quelle alte. Forse hai ragione. E panda hanno acconciature nuove. Ho guardato. Adesso ci guardiamo. Finisco di fare questo PG e poi guardiamo se i panda hanno acconciature nuove. Dai, le faccio così. Le faccio maestose. Poi vediamo la gioielleria. Tentacoli sotto. Copricapo. Colore dei gioielli. Ah, sono i gioielli dei capelli, sì. O anche dei copricapo se lo spacciamo uguale. Fa vedere se metto il copricapo. No, però non mi piace il copricapo, no. Dorati? Mi farei scuri i gioielli. Pure così. Perché non... mi vedono troppo. Quanto è bella questa treccia, raga. È problematica sta cosa. Mi piacciono troppo le trainee. È un problema. Coda. Allora, abbiamo corta, corta decorata, media, media decorata, lunga, lunga decorata. Bella codona lunga. Io forse media però. Corta è troppo corta. Ah, la lascio lunga. Bella, lunga decorata, guarda che bella. E poi tra l'altro in base al colore dei gioielli cambia il colore della coda, se ci fate caso, perché guardate, cioè volendola si può fare anche dorata la coda, eh. Poi è così. Oddio, non è male così, bella dorata. Dai, la lasciamo dorata. Vedere che colori ci sono. No, no, ci sono un sacco di colori per i gioielli. Ah, ma cambia il colore della pietra. Guarda, così è viola, così è azzurra, così è verde. Così, oddio, così è verde acqua. Bellissima. Bella, guardate. Bella, cioè cambiano i colori. Perché mi mettono queste cose sulle trainee? Io voglio giocare Horda. Odio tutti. Ah, è troppo bello. Raga, mi hanno messo i colori delle gemme sulle code. Blizzard, ti odio. Ah. Gnagna, vai. Vediamo. Scegli la tua zona iniziale. Isola dell'esilio o Valle di Amen? Ah, ok, Valle di Amen, inizi praticamente nella zona iniziale dei Draenei. Ah, possiamo scegliere l'isola dell'esilio. Vabbè, le zone iniziali di tutte le classi penso che le conosciamo. Almeno, chi gioca a World of Warcraft le conosce. Amo quei gioielli sulle code dei Draenei. Perché devi giocare Horda? Perché mi piace l'Horda. Però amo queste Draenee, sono davvero belle. Hanno le pettinature più belle, non è giusto? Ah sì, comunque sono tutte insieme, come prima, ragazzi, sì. Sì, allora. E perché hanno messo poche pettinature sulle Blood Elf? Ci rosico. Sono belle, ma hanno poche pettinature. Guarda che gnagna che è la mia gnagna, guarda. Gnagna. Questa coda ingioiellata, guarda. Vai. Ma poi con i vestiti non si vede niente. No, la coda si vede. La coda si vede. Oh no! Work in progress. Questo è work in progress. Inova, grazie per il sesto anno! 6 years I followed you. Now I subscribe. Thank you so much, Kinowa. Thank you for the resubbing. Thanks, I do appreciate. Thank you. Io lo salterei il filmato, tanto è work in progress. Oddio, però è figo. Sì, ma dopo voglio vedere anche quello di partenza dell'Horda. Dopo vediamo quello dell'Horda.
Che bella che è, mamma mia! Sento il bisogno di farmi una Drenea Paladina adesso nella mia vita. Da troppo. Ah, vedi che hanno fatto il tutorialino? Andiamo a vedere. Che bella, raga! Oh, mi piace un sacco. Guarda che portamento. È proprio gnagna. Le braccia lunghe. Muoviti intorno. Vai al tutorial. Capitano Garrick. Preparati, gnagna. Ci stiamo avvicinando all'isola dove è scomparsa l'ultima spedizione. Scalda un po' su quei manichini. Scaldati un po' su quei manichini da combattimento. Dovremmo essere pronti per qualunque cosa potremmo trovare sull'isola. Sto bevendo acqua. Paladina. È una delle mie classi preferite. Amo i paladini. Sempre belli i paladini. Tutti sentiamo il bisogno di farci una Draenei. Sì, pensi per volentieri. Ciao a te. Esatto, vai. Dai, è stupenda. È Ecco davvero che bella torni la a Draenea. casa. Bene, sembra che tu abbia affinato le tue doti da paladina durante il nostro viaggio. Sono preoccupato per il cambio improvviso del tempo. Vado al timone a vedere che succede. Intanto parla con il soldato Cole per un duello di prova. Più che altro io volevo vedere se già c'era la possibilità di vedere qualcuno dei nuovi content. È il capitano Cole qua dentro. Ah, eccolo, soldato Cole. Non era un capitano? Spero che la pioggia non sia un cattivo presagio. Contavo sul fatto che fosse una semplice missione di salvataggio. Dovrai combattere con me. Dobbiamo assicurarci che non scapperai al primo segnale di pericolo. Vediamo che sai fare. Vediamo. No, questo è l'inizio. Ho scelto l'isola, la zona dell'esilio. L'inizio dei Draenei è diverso. È un'altra la zona iniziale dei Draenei. Questa è la parte dell'esilio. La grafica delle armi sono ancora un po' pacco? Ma perché queste sono armi base? Vedi quando arrivi alle armature quelle avanzate? Forse posso già farti vedere qualcosa. Tadà! Che belli i paladini con tutte le cose d'oro che brillano. Ah, poi aspettate perché io forse non ho neanche il gioco. No, ok, sì, al massimo. Stavo controllando di avere le impostazioni grafiche al massimo. Sei esattamente ciò che mi aspetto da una recluta paladina. Credo che te la caverai molto bene nella squadra principale della spedizione. Il tuo riscaldamento è completo, devo proprio dirlo. Tu e le altre reclute siete un gruppo promettente. Aspetta, cos'è quel rumore? Arriva qualcosa di grosso. Capitano, non riusciremo a resistere ancora a lungo. Figo, queste saranno le nuove missioni. La nave potrebbe non farcela fino all'isola. Tieniti qualcosa di robusto e stai con i tuoi compagni reclute. Ce la faremo. Dopo proviamo a creare un PG la mia cara Orda, perché ne ho già tanti, ma li ho giocavo nelle prime fasi dell'alfa. Quindi proviamo a farne uno nuovo. E mo vi sposto la camera. Vedete? Ok. Work in progress. I Marlock. Bla 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 bla. Occhio alla chat in basso. Sì, ma ragazzi, non c'è. Cioè, è un alfa test. È un alfa server. Non c'è gente. Ah, lo conosco Path of Exile. Scusami, Pillar of Eternity. L'ho già portato anche in live. Anche il 2 di Pillars. Molto bello. Capitano Garrick, sono felice che qualcuno sia tornato intero. A giudicare dai detriti nei paraggi, penso sia abbastanza palese che la spedizione scomparsa sia schiantata qui. Si sia schiantata. Non potremmo muoverci finché non avremo rimesso in sesto i sopravvissuti rimasti. Fortunatamente i nostri rifornimenti sono stati rubati dai Marlock. Dannate piccole pesti. Avrò bisogno che recuperi abbastanza kit di soccorso per aiutare i feriti. Poi potremo occuparci di cercare la spedizione scomparsa. Considerate che World of Warcraft è uno dei pochissimi giochi di cui leggo le quest. Scusate, pochissimi MMORPG, non giochi. Perché se si parla di MMO, è veramente uno dei pochi giochi cui di solito leggo le quest, no? Non le leggo quasi mai. Allora, kit di primo soccorso. Però fatemi vedere un attimino se c'è già la robettina bella nuova che hanno annunciato. Mascina scudo del virtuoso nella tua barra azioni. Ah, vedi che hanno fatto una sorta di mini tutorial anche per proprio per la scelta delle skill.
varie build, spese. Allora, qua ci troviamo all'isola dell'esilio. Vediamo un po'. Dovrebbe esserci Cern. Perché da qua noi in pratica arriviamo nella Terra Nuova. Qua è Draenor. Nordania. Tiras, Dandalar. Vediamo come ci arriviamo a Bastion. La zona nuova. Poi aspetta, perché qui abbiamo mascotte, giocattoli, cimeli. Aspetti. Ah, ecco, perché mi diceva prima, no? Che le armature e le armi sono ancora un po'. Volevo far vedere magari alcune delle nuove armature. Vabbè, queste in realtà non sono nuove, perché sono uscite con l'ultima espansione. Sono quelle dell'aberrazione cosmica. Le vedete così perché sono totalmente Lovecraftiane. Sono tutte ispirate agli antichi, quindi appunto gli antichi di Lovecraft. Per questo che le vedete così molto particolari. Sono davvero strane alcune. Vabbè, adesso ho preso il Paladin. Che ha delle armature abbastanza massicce. Fighe. Io sulla Priest pure avevo delle armature stupende. Guardate che belle. Ah, queste si muovono poi, guardate. Guardate, adesso si aprono le spalline. Tac. Con i set di classe. Io sto guardando un po' di set. I priest sono tra quelli che hanno le armature più fighe. Beh, anche i paladin. Belle. Questa è stupenda. Bella. Ah, vabbè. Taglie del gladiatore cataclismico. Queste sono quelle dei gladiatori, sono quelle più OP. Io mi facevo sempre le armature PvP proprio perché erano le più fighe. Sull'Hunter avevo l'armatura PvP. La usavo anche per i PvE. Metti le mitico, le armature. Aspetta. Allora. Dove te le metto qua in mitico? Come faccio a metterle in mitico? Sono quelle vecchissime. Fanno cagare? Set di BFA? Sì, sono set. Set. Oh mio Dio! Quelle elite! Queste. Set a tempo limitato. Clicca sui nuovi set e metti mitico. Ma non c'è, guarda. Dov'è che lo metti mitico, scusami? A me da gladiatore o elite? Cambiano solo in base al tipo di armatura? Ma dov'è che le stai vedendo, scusami? Ah, sorry. Ok, da qua. Ah, vedi. Ecco, ora sono... Ecco. Quella era la base. Hai ragione, trovato. Trovato, grazie. Non sapevo che si potesse scegliere anche da qua. È nuovissima sta cosa. Madonna, dopo mi vado a guardare tutte le armature su Retail pure. Ok, ora sono mitiche queste qua. Elite. Eh sì, le mitiche sono un'altra cosa. Normale. Mitico. Cioè, sì. C'è una bella differenza. Tra quelle mitiche... La mitica, gladiatore, normale, mitico. Eh sì, perché hanno poi tutti i colori. No, non si shoppa su World of Warcraft, Nunzio. No, assolutamente, queste le fai nei dungeon. Le devi fare col sudore della fro... Oh la madonna! Cioè, sta cosa sei una luce nel buio. Ma quanto brilla questa armatura mitica? Belle. A parte, vabbè, i libri. Guarda che...
Questa non mi dice granché. Wow, questa è spettacolare. Questa è veramente spettacolare. Mi piace da morire con questi, con queste a luce che si aprono dietro. Si shoppano solo le cavalcature e i pet? Sì, ma è una roba estetica. Sì. No, no, le armature non le shoppi. Le armature te le fai col sudore. Io ora questa. Veramente passare qua a guardare le armature. Non lo farò. Però bellissimo. Aspetta. Super fighe. Ce ne sono alcune davvero un sacco belle. Allora, vediamo un po' qua. Andiamo avanti. Ride. Aspetta, di cosa parli, Rematto? Mi è abbastanza nuova questa cosa. Penso ai boost nel ride. Che senso, scusami? Ma che boost? Fatemi capire, sono ignorante in materia. Per ottenere un oggetto devi fare una determinata missione. No, devi fare i dungeon. Devi farmare i dungeon finché non droppi. Gilde forti che bussano i player. Paghi una gilda per farti finire il raid e darti i loot. Vabbè, ma così è da sfigati. Ma così è proprio da sfigati. Vabbè, raga, ma quelle sono cose che da che mondo è mondo ci sono su tutti gli MMO, ma sono da sfigati. Siti esterni in base a quanto sborsi ti boostano. Sì, va bene, ma non è una meccanica del gioco. È gente che magari fa schifo a giocare e quindi appunto non riesce a entrare nelle gilde forti e paga la gente. Vabbè, ma tanto ragazzi, cioè, puoi avere l'armatura di Dio, ma se fai schifo a giocare... Puoi anche aver pagato il Papa per venirti a farmare le armature, ma farei comunque schifo a giocare. Non ho un bersaglio. Prima devo avere un bersaglio. Devo avere un bersaglio? Volevo vedere dopo queste missioni dove ti portava. Ma sì, ma esatto, ma se tra amici... Te lo fanno perché appunto ti vogliono aiutare, è un conto, è già una cosa diversa, ma uno che paga siti esterni per farsi boostare, cioè ripeto, puoi anche avere l'armatura forte, ma tanto se fai schifo a giocare la gente non ti invita neanche se hai l'armatura più potente, perché lo vedono poi se non sai giocare. Molti pagano i boost anche per questione di tempistiche, per arrivare a ottenere armature di un certo livello devi giocare veramente troppo e molti magari non ne hanno il tempo. Ma guarda, ho seguito la conferenza che hanno fatto l'altro ieri e dicevano che è stato di molto ridotto il farming, eh. Dicevano che comunque in generale con questa espansione volevano velocizzare un po' le cose. Proprio perché Non ho un bersaglio. evidentemente la gente non ha tutto questo tempo per farmare. Ciao Piero. Sì, ho provato a far nascere il PG sull'isola dell'esilio perché voglio vedere poi come ti porta a Bastion. Anche se penso che servirà un po' più tempo. Dobbiamo rimettere tutto in sesto prima di iniziare la ricerca. Ok, mi devo occupare dei feriti. Va bene. Vediamo i feriti. Usare i kit che abbiamo droppato prima. Bellino che ti fa tutto il Molto meglio. tutorial adesso Troveremo dove ti spazio. spiega... Letteralmente ogni cosa che devi fare. Cioè, ragazzi, questo è veramente a prova di noob. Se è la prima volta per dire che hai giocato ad un MMO, qui ti spiega letteralmente tutto. Cosa che vi assicuro non avviene nel 99% degli MMORPG. Perché ti fanno dei tutorial, magari di alcune cose, ma sono sempre dei tutorial molto blandi. Vedo che qui l'hanno pensato bene. Ciao, poveri. World of Warcraft. Darkalis. Ma io sono pienamente d'accordo con te. Praticamente me lo ricordavo peggio, WoW. C'è stato un upgrade grafico? Sì, ci sono stati molti upgrade grafici. Assolutamente sì. Mi hanno dato una bella bustata a World of Warcraft. Praticamente parlando. Nano! Hytenat, scusami, Hytenat. Grazie mille per la sub, benvenuto. Hytenat. Inarrivato. Vediamo un po'. Io volevo già andare a Bastion, però. Non
Sa che ti ci porta da qua. Ciao poveri, esatto, tizio. Arcanum Poris. Che fame, altri catturati, ti prego, cibo. Benedizioni sulla tua famiglia. Questa è Alaria, una sciamana che faceva parte della prima spedizione. Questa povera Draenei è in punto di morte, le serve qualcosa da mangiare. Presto, uccidi qualche bestia vicina per la sua carne. Porta qui tutto quello che trovi e lo cucineremo. Io volevo vedere dove iniziavano invece, dove iniziava l'orda. Ma io vedo le casse qua, cioè vado. Porco spino spinoso. Bella cassa. Eccola. Ciao, Akane. Deve essere un gioco comunque, a prescindere dal tempo che uno ha a disposizione. È proprio caratteristico dell'endgame il dover farmare. Perdi parte dell'esperienza pagando qualcuno che lo fa il posto più. Piuttosto non giocherei proprio. E io sono pienamente d'accordo con te. Non c'è letteralmente gusto. È un discorso che ho fatto tante volte. Ciao, Akane. No, settimana prossima esce la... Esce la beta di Shadowlands. Adesso l'alfa. Stavo facendo vedere in preview. La mappa di gioco? Sì, ma per ora è la solita. Siamo nell'isola dell'esilio. Però vi devo portare a Bastion. In realtà vi ci posso portare anche subito a Bastion, se la volete vedere. L'avevo già fatta vedere. Game. Faccio vedere Bastion. O degli altri PG che sono a Bastion. E questa è l'alfa. Sì, adesso si muove anche l'erba. Le ambientazioni sembrano belle, ma le ambientazioni sono molto belle. Sì, sì, poi appunto, adesso che graficamente gli hanno dato una svoltatina. Tipo, questi ce li ho a Bastion. Ah? Ah, aspetta. Guarda che ti dà volendo dei personaggi predefiniti. Figata sta cosa. Ok. Faccio vedere questo. No, non so ancora che Covenant sceglierò, perché sai che mi piacciono tutti e non riesco a decidermi. Per il momento quello che mi attira di più è il Covenant che ti fa entrare nelle anime delle persone, nelle soul, e ti fa praticamente giocare delle missioni nel corpo di determinati personaggi. Faccio vedere col suo PG che è già al 50. Oh. E ora le cavalcature con l'equipaggiamento per cavalcatura? Eh? Oh! No, aspettate, raga! C'è l'equipaggiamento per la cavalcatura? Pulse? È nuova sta cosa, ce l'ho già, perché è la prima volta che l'ho. Non è nulla di che, eh. Ti serve per camminare sull'acqua. Ah, non l'avevo mai vista questa cosa qua. È bello che io sto giocando questa espansione. Non ci avevo mai fatto caso che potevi mettere sta cosa, lol. L'ho visto adesso perché si illuminava. Da me non si era mai illuminato, non l'avevo neanche mai messo. Allora, vediamo il corso. La mappa è questa. Quella di Shadowlands. Si chiama Bastion. È così dalla 8.1? Non ci avevo mai fatto caso allora. Cosplay di World of Warcraft Crystal. Può essere. È stato un periodo che li facevo. Questa è la zona. Allora abbiamo Maldraxxus. Bastion è dove siamo ora. Oriboss, qui non ci si può andare così. Ardenwild o Ard, non so
Selvarden. Ah, in italiano è Selvarden. Vabbè, qua è in inglese. Adolens. Ardenwild. In italiano credo sia stato Selvardente. Selvardente è stato tradotto in italiano. Vedo l'ora di andare a vedere questa zona, mi ispira un botto. Poi abbiamo Revendreth. E abbiamo Demao. Questa parte ancora deve essere caricata sulle mappe, vedo. No, allora aspetta, trovo una gilda, ricerca gruppi. Lo volevo vedere. Missioni nuove. Ma mi viene il dubbio. Mi viene il dubbio che ci sia sul test server questa cosa. L'abbonamento di WoW lo rinnovo. Ho già Shadowlands? No. No, Akane. No, Shadowlands va presa a parte. Da parte. Comunque questa è Bastion. Ed è davvero bellissima. Centurione non risponde. Stavo facendo delle missioni qua io. Perché stavo provando con SoPG ad andare un po' in giro. No, la beta esce settimana prossima. Ciao, Aleslick. Questa è un'alfa. Ci sto giocando da qualche mese all'alfa. Shadowlands. Scusate, Bastion. Va bene, Ivy. Portale per Orivos. Così vi faccio vedere un po' di cosine. Perché le razze vengono divise tra orde e alleanza? Non è possibile trovare magari degli orchi che la pensano come l'alleanza o nani che la pensano come l'orda? Sì. Però le razze sono divise perché da sempre ci sono delle battaglie appunto tra le due fazioni. Però sì, a volte ci sono anche delle spie o dei traditori. Sì, non è così strano. Beh, nella storia è capitato che ci fossero traditori o spie o... Non dei convertiti, però... Vabbè, gente che sta con i piedi in due scarpe. Però diciamo che di base no, da sempre c'è la battaglia tra Orde e Alleanza. Poi a volte è stata messa da parte perché magari l'Orde e l'Alleanza avevano un obiettivo comune. Avevano dei nemici più forti, ad esempio il Legion. Il Legion, l'Orde e l'Alleanza, diciamo che avevano abbastanza un obiettivo comune. Era quello di cercare di sconfiggere appunto la legione. Quindi ogni tanto capita che ci siano delle espansioni dove non c'è così tanta battaglia tra Orde e Alleanza, però di base c'è da sempre. Considera che in BFA è tornata questa battaglia. Beh, la regina Sylvanas, il comandante dell'Orda, la regina dell'Orda, ha letteralmente dato alle fiamme l'albero sacro degli elfi dell'alleanza. Quindi diciamo che ci sono un pochino di dissapori, ecco, tra le fazioni. Voglio vedere cosa succede se mi butto qua. Probabilmente muoio super male. Oh no, Gorox, grazie mille per il quinto mese di resub. Garona ad esempio, sì. Garona capoguerra, esatto. Sylvanas, Garona è un esempio. Grazie mille, Gorox. Grazie, grazie per il supporto. Ma dato che il gioco... Ma il gioco ormai esiste da un sacco. Parte della trama del gioco l'hanno scritta i giocatori giocando? O è sempre stata scritta dagli sviluppatori e i giocatori semplicemente giocavano? No, la trama è sempre stata scritta dagli sviluppatori. Ci sono alcune persone, alcuni giocatori che hanno influenzato... che sono stati praticamente trasportati all'interno del gioco come NPC. L'esempio, il primario che mi viene è Leroy Jenkins. Leroy Jenkins era un giocatore che è stato letteralmente trasformato in un NPC. Cioè è diventato proprio un personaggio all'interno di World of Warcraft. C'è anche tra l'altro in Hearthstone. Però sono cose rare. Cioè devi veramente aver fatto la storia di questo gioco per entrare a far parte
del gioco. Leroy Jenkins, sì, era un giocatore. Quando Silvana si è dato fuoco all'albero, pianto, mi ha devastato. È stata un po' bastarda, sì. Cancello per Selvardente. Voglio vedere Selvardente. È tipo la zona che mi incuriosisce di più. Voglio vederla. Wow! Ma che figata! Ah, vabbè, che spettacolo! Tramondo. Oh, vediamo un po' questa selva ardente. Oddio, che bella! Lo sapevo che sarebbe stata bellissima, ero sicura. Wow! Le musiche, dammi le musiche. Allora, aspetta. Wow! Ero sicura che sto posto sarebbe stato una figata. Non so perché, ma dalla mappa già si capiva che era bello. Dio! Partente. Dov'è il mio mount? Dove l'ho messo il mount? Ma cosa mi stai dicendo? Ma sto posto è uno spettacolo. Osservatorio delle stelle. Ancora manca la parte, deve essere ancora patchata probabilmente. Tanto settimana prossima c'è il server beta, escono i server della beta e tutte le cose mancanti qua le avremo. Questa razza io la desidero un botto. Guardate quanto sono belli, sono tipo i fauni. No, l'espansione. No, no, uscirà quest'autunno. Dalla settimana prossima c'è la beta. Questa è una razza nuova. Mi piace tantissimo. Che belli che sono. Spero che prima o poi li sblocchino anche come razza giocabile. Questa beta alfa è open? No, l'alfa non è open. Da settimana prossima c'è la beta e hanno già detto che inviteranno molti giocatori. Scaglionati durante tutto il corso dell'estate, durante tutta l'estate manderanno molti inviti. Che bella sta razza. Io spero che prima o poi la renderanno giocabile. E li sbloccheranno per l'alleanza. Sicuro, guarda, mannaggia loro. Giusto che le razze più belle le danno sempre all'alli. Io sto posto è stupendo. Balena di Arde. Non so dove sto andando, ma proseguo. Ma Lorda ha le classi fighe. E? I Vulpera, ad esempio, non sono male. Sì, no, è vero, gli Undead sono stupendi. Però il problema è che noi nell'Orda. Beh, non è vero, adesso abbiamo molte classi belle. Molte razze belle, scusate. Ok, questi mi aprono. Corri. Fanno super male questi. Sono molto avvelenata. Lupo invernale. Guardate che belli. Oh, che mi. Io li amo questi NPC. Tra l'altro devo ribindare assolutamente tutti i tasti perché sono da bindare. Servo delle rune. È vero, noi abbiamo i troll. Uè, Gubba. Qualcuno ha chiamato dottor. Oddio, che belli! Seguitore dell'ombra. Ma ha un coniglietto in bocca. Ma ha un coniglietto. Dove sono i miei pet? Dove sono? Dove cavolo sono io? Ti tamo. Aspetta, tamiamo sta creatura che mi piace. Devo farti più danni. Vai, prova a tamare.
La domestica. Non addomesticabile, shit. Dove cavolo sono i miei pet? Non ho un bersaglio. E non ci sono. Ah, ci sei. Tag. Mi mancava un pet, non avevo il pet. Tipo l'avevo speccata al volissimo in Beastmastery, giusto per fare le missioni dell'alfa e mi mancavano. Oh, vediamo se posso prendere anche questi. Penso proprio di sì. Pascolatore della valle. Che bello, colorato così. Oddio, però viola il suo fascino. Senti, ma... Smith. Voglio provare a catturare questo. No, per adesso siamo sul nuovo mondo. Siamo in Bastion, nelle Shadowlands. Cioè, siamo partiti da Bastion e adesso siamo a Selva Ardente. Detto Ardenweald. Vediamo se me lo fa prendere questo. No, non è addomesticabile. Oh mio Dio! Ma tu chi sei? Ragazzi, guardate il puledrino! Oh, che carino! Oh! Ma che belli! Guardatelo! Puledrino della valle! No, ma sono targettabili. Cioè, chi è che potrebbe uccidere una creatura così carina? Stava saltellando, è stupendo. Ciao, puledrino. Anche te hai bambini, no? Solo lui là. Guardalo com'è fiero. Eppure l'animazione nell'acqua. Ho visto prima che stava giocando nell'acqua. Forse me lo sono sognato. Mi sembrava che giocasse. Adesso sta andando via tutto impettito. Va bene, ciao puledrino. Ah, là ce n'è un altro, guarda. C'è un altro piccolo unicorno. Sono troppo belli. Sì, l'ho visto solo ora. Hanno tutti i loro cuccioli. Io spero che non ci siano missioni dove ci fa ammazzare i cuccioli, perché sennò veramente... Al follow della Blizzard. Sì, è un piccolo unicorno. Stava annegando, ma no. Stiamo andando qua. Ma sto tornando su, ho sbagliato. Sono andato dall'altra parte. Vabbè, io sono innamorata di questa zona. Bellissimo. Puledrini cornuti. Oh. Ma tra l'altro sono tutte creature stupende. Volpino della cresta. Questa è una volpe. Una volpe cornuta. Brigand malvagio. Con quante lucine me lo stai dicendo? Hai il pet, spè. Vai. Il serpente del vento. Con quante lucine... Guardate lo Spriggan. Voglio farveli vedere più da vicino perché sono incredibili questi mob. Davvero belli. Se riesco a avvicinarmi per farvelo vedere, tanto lo ammazza. Ecco, guardate che belli. Briga malvagi. Prendi. Ho bisogno di un bersaglio. No, non è il PTR, questo è l'alfa. L'alfa. E la volpe nello store ci sta la prima mount. Devo avere un bersaglio. Vabbè, è inutile che prendo sta roba, che tanto poi sti PG vanno nel rusco, perché tanto sono quelli dell'alfa. Il Boggart. Sono tutte creature, ragazzi, del Mizzic l'arrogante. Vai, attacchiamolo questo. Però 56 è alto. Mi elude. Sono tutte creature del folklore. Andiamo. Può passare in mezzo. Questa che bestia è? Mizzic l'arrogante. C'era un altro Mythic l'arrogante a piedi.
Ce ne hanno due Mizzic. No, allora, aspetta. Resta sbriciolata. Andiamo di qua. Che cosa, Drake? Dimmi. No, ti ho risposto. Ah. Sì, può giocare all'alfa solo che è stato selezionato, ma da settimana prossima ci sarà la beta. E manderanno le key. La Blizzard ha già detto che manderà le key per tutta l'estate, praticamente. Quindi molto molto facile essere selezionati per la beta. Tanto parte settimana prossima, dovete solo pazientare ancora un po'. Sono innamorata di questa zona. Bella. Bruto, ammorbato. Ok, direi meglio passare lontani dal bruto ammorbato. Che figo però. È arrabbiato, eh. Probabilmente poi avranno anche tutti i loro suoni. Sì, sì, settimana prossima la beta. È su invito, ma appunto hanno già detto che manderanno parecchi inviti in giro. La vogliono bella popolata. Ciao Steppo, è la zona elpica questa? Questa è... si chiama Selva Ardente in italiano. È Ardenweald. Sono le zone nuove queste, stavo esplorando, le stavo guardando. Ci sono... vasori ammorbati. Sembrano essere altri Spriggan, ma più grossi, li vedete? Oh, fa male questi. No, 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 stavo facendo la fake. Porca miseria che non ce l'ho in barra. Cioè, ce l'ho nella barra, ma li devo ribindare. Ah? Guardate la forma del... ma che strana. È perché qui siamo morti nelle Shadowland, è diverso. Quindi abbiamo anche una forma fantasma diversa. Io per loro, visto che ho già prenotato l'espansione, me la merito la beta. E sai quanta gente che l'ha già prenotata? Sì, è come una volta un ragazzo che arriva e mi fa: però non è giusto che mandano la beta a voi streamer. Io gioco a World of Warcraft da quando è uscito, io ho tutte le espansioni. E poi ho detto: allora, premessa, anch'io gioco a World of Warcraft dalla Burning Crusade, quindi mi sono persa solo il vanilla, ma poi ho cominciato in Burning e gli faccio, sì, come te, quanti milioni di persone, no? La gente che mi dice, ma io gioco a World of Warcraft da sempre, quindi mi merito la beta. Sì, tu e quanti milioni di persone, scusami. No? Sentono speciali perché hanno giocato dall'inizio, sì, tutti abbiamo giocato dall'inizio. E niente, sto Spriggan che mi salta addosso con malagrazia. Dov'è il mio cavallo? Vieni fuori per favore, che sennò ci rimuoio. Fammi sta fake. È sul mio cavallino. E niente, ho grato il mondo, quindi merito di morire. Porca miseria. Sono finita in un loop di zone dove non dovevo esplorare. Questa è l'alfa, no, non è la beta. La beta esce la prossima. Il problema è che non vedo neanche la mappa perché la devono ancora caricare. Non so bene dove passare. Sì, è il nuovo spirito, guarda. Grandissimo. È bello però così, eh. Guarda com'è fluido. Lol, Sky. Ah, vedi che c'era la scorciatoia. Ho fatto tutto il giro prima. Ma non è vero che non la riceverai mai. La Blizzard ha detto che comunque vogliono i server belli popolati e che manderanno letteralmente chiavi per la beta per tutta l'estate. Non essere così negativo. Hai ottime probabilità di ottenerla. Ok. Allora, io stavo buttando l'occhio qua. Che belle queste pozze. Sentiero della rinascita. Allora, io voglio arrivare al grande albero. Eccolo. Lo vedete da lontano?
Volevo arrivare a vedere la duna di smeraldo, che anche questa verde, sì. È questo? No, non è questo. Più avanti, aspetta. Ma la radura. Esatto, Dart. Dai, un po' esatto, quei ragionamenti lì. Voglio vedere un druido. Night Elf. Sono bellissimi. Prima li ho fatti vedere, Yujira. Adesso vi faccio vedere anche un attimo. Prima mi chiedevano le pettinature nuove per i panda. Eccolo l'albero. Wow. Vediamo se ci possiamo andare. Ah, forse da qua, guarda, c'è il ponte. Non si vede, vedo dalla minimappa, ma non dalla mappa normale. Cuore della foresta. Wow! Oh, che belle! Le moth, le falene. Questa è la maestra di volo, ti fa volare sulle falene, bellissime. Io. Guardate il grande albero. Adesso proviamo a entrare. No, questa è la zona. Sono tutti fauni qua. Sono i fauni. Anche quelle sono nuove mount già annunciate. What? Sa che non possiamo entrare. Forse non ancora. Già. Non ci fanno entrare. Da che dobbiamo completare le missioni per poter entrare nel grande albero, non farne entrare tutti. È tipo una cosa all'Avatar, devi conquistare la loro fiducia. Spero non far male reputazione. Guardate la locandiera. Levengir. Figata. Troppo bella. Quartiermastro. Bella sta razza. Mamma mia, appena la sbloccano, mia. Vediamo se da qua posso volare e tornare là. Possiamo tornare ad Oribos e da qua andare a Maldraxxus e a Revendreth. Andiamo a vedere le altre zone. È una zona della Covenant? Ah, ok. Quindi dobbiamo essere parte del Covenant per poter entrare. Allora sì, è per quello che non ci fanno entrare. Perché adesso ci sono i Covenant, raga. Hanno messo un sacco di nuovi content. Non è nella gilda. Stavo cercando di capire dove era il Covenant. Qua. Dove l'ha messo? Ma infatti probabilmente sarà da fare con la reputazione. No, invece dicevano che non sarà molto famosa, almeno. No, dicevano che non sarà troppo famosa la parte Covenant. È probabile cambierà il craft. Tanto che vogliamo, prendo del cibo, arrivo.
Caffettino cremosino. Allora, stavo facendo vedere. Da qua. Allora, siamo andati a Selvardente. Andiamo a vedere Revendreth. Che invece dovrebbe essere una zona un po' più, forse, brulla. Vediamo. Grandissimo, Alex Chen. Bravo. Vai. Vediamo Revendreth. Grazie, Ivy. Vediamo le zone nuove. Si parte sempre da Oribos. Qua è tutto verde perché però deve essere implementata sta parte. Ciao Bruno. Pomeriggio. No, al Classic non ho più giocato. Sono tornata su Retail. No. Ah, guardate che qua è tutto rosso il vortice. Il Classic mi è piaciuto per l'esperienza nostalgica, più che altro perché appunto io ho iniziato in TBC e me l'ero persa. Figata, bella sta zona. Me l'ero perso il vanilla. Quindi mi è piaciuto proprio vedere come fosse. Però poi sono tornata su Retail dopo un tot. Queste sono le zone dei vari Covenant. Qua ci sono i Ventyr. La zona dei Ventyr, questa. Sì, però raga, cioè, io mi sono innamorata delle foreste di là. Credo che farò qualche Covenant. Allora, quello, se non sbaglio, è il Covenant del giardino. Quello che abbiamo visto a Selvardente. In pratica hai una sorta di giardino dove puoi coltivare le anime. Però a livello di gameplay era quello che mi piaceva di meno. Ventyr belli. Qui sono i vampiri. E per volo? Se uscisse TBC Classic? No. No, no. Ma io il Retail l'ho molto rivalutato, L'ho rivalutato proprio dopo il Vanilla. Perché sai, si dice sempre si stava meglio quando si stava peggio. Poi in realtà ho provato il Classic e dopo un po' mi sono annoiata. E poi più che altro veramente, cioè gli spostamenti in Classic era una rottura di balle. Sì, no, c'è ancora molta gente sul Classic, però ce n'è di più su Retail. Ma se volessi cominciare WoW dal nulla, non nulla in MMO, dovrei cominciare dalla versione Classic per una buona esperienza? No. No, vai su Retail. No, no, assolutamente. Classic è l'esperienza nostalgia. Ma è un MMO di 17 anni fa. È proprio l'esperienza nostalgica per chi ci giocava e ha voglia di riprovare un MMO vecchio stile. No, non cambia solo la grafica, cambia tutto. Cambia la gestione delle skill, cambia la gestione dei talenti, del craft, tutto cambia. No. No, fidati. È la prima volta che giochi a World of Warcraft, vai su Retail. Il Classic io lo consiglio solo a chi già ha giocato a World of Warcraft e vuole provare l'esperienza del primo World of Warcraft. Perché volevo farvi vedere le zone nuove. Qui siamo a Revendreth, la zona dei vampiri. Questa zona però è tutta esplorata. Ha 17 anni World of Warcraft. No, no, io ho sempre sostenuto che si sta meglio adesso e l'ho giocato dal primo giorno. Guarda, io ho iniziato in TBC, ma anche a me piace di più adesso. Nonostante, a TBC fosse bellissimo,
PBC e Wrath rimangono le mie due espansioni preferite. Però diciamo che comunque i tempi sono cambiati. Quello che andava bene appunto 17 anni fa adesso non va più bene. E comunque anche noi giocatori di MMO che magari abbiamo la nostalgia dei giochi vecchio stile, cioè per dire Lineage 2, io ci ho giocato per 10 anni a Lineage 2, adesso non riuscirei più, non ho più il tempo che avevo al tempo. Gli MMO al tempo, quando noi eravamo ragazzini che ci giocavamo, avevano meccaniche folli che ti richiedevano veramente tutto il tuo tempo, tutto il giorno. Adesso, per dire, cioè, sarebbe impossibile rifare una cosa del genere. Perché comunque tutti siamo cresciuti. C'è chi ha famiglia, c'è chi ha lavoro, c'è chi studia. Sarebbe letteralmente improponibile riuscire a giocare ad un MMORPG con le meccaniche vecchie di quelle di quando siamo cresciuti noi. Potevano andare bene appunto al tempo perché eravamo ragazzini e quindi dicevi, ah ma sì dai, insomma il tempo ce l'avevi, adesso no, almeno da parte mia di sicuro non ho più tutto quel tempo. Poi ho la fortuna di poter coniugare la stream ai giochi che magari mi piacciono di più e magari ogni tanto qualche MMO lo posso portare, però non è che posso portare solo gli MMO. Poi Maldraxxus, andiamo a fare un giro anche là. Laggo io? Ma state laggando? Sì? Io aspetta, perché io non vedo lag. No, raga, io non vedo lag. Io non vedo lag. Lineage era famosissimo, sì. Io al tempo ci ho lasciato la vita su Lineage. Infatti, quando la gente mi dice guarda che World of Warcraft Vanilla era difficile, allora io adesso l'ho provato World of Warcraft Vanilla. È vero, è molto più complicato rispetto al World of Warcraft comunque che c'era anche in TBC o in Wrath. Ragazzi, fidatevi che Lineage 2 era un'altra cosa. Lineage 2 credo che veramente l'unico MMO farmoso quanto Lineage 2 forse è Ragnarok. Non era folle. Il fatto è che a me al tempo andava bene, perché cioè nella mia testa io conoscevo solo Final Fantasy e Lineage 2, quindi nella mia testa in realtà non era famoso Lineage 2, ma perché non conoscevo alternative. E io World of Warcraft l'ho conosciuto appunto in TBC, quindi parecchio dopo. Appena smesso di laggare? Ah boh, allora forse Twitch laggava? Boh, a me la mia connessione è a posto. Magari prima Twitch. Devo avere un bersaglio. Ah, non ci possiamo andare, mi sa, Maldraxxus. A parte che sì, sta zona poi è vuota. E niente, volevo farvi vedere Maldraxxus. Allora facciamo quella cosa che mi avevate chiesto prima. Vi faccio vedere i PG. Mi avevate chiesto allora i capelli dei panda. Hanno dei capelli nuovi. Ora lo vediamo. Oh, Davide. Ricordiamoci che ai tempi la gente giocava cliccando col mouse. No. Io ho iniziato con Ion a usare i mouse con molti tasti. Da Ion in poi. All'inizio, i primi MMO anche io cliccavo. Allora, mi avevate chiesto i capelli dei panda. Vediamo. Dei panda hanno capelli nuovi. Allora, questi c'erano già perché me li ricordo. Ban c'era già. Ah, hanno messo Flame, Headband e capelli da una parte. Questi. Vediamo se facciamo un PG Orda. Allora,
quinta scuola di classe. Ah, ok, per sbloccarlo direttamente. Allora, facciamo un undead sto giro. Facciamo una bella warlock undead. Ascella intatta, se no potrò far cuprida. Magari non rosa i capelli. Persino l'undead si può fare carina. Vabbè, anche prima. Come ti trovi con il nuovo mouse? Vabbè, ma non è nuovo. Io il Naga l'ho usato per tipo 10 anni. No, è, in realtà è un ritorno al vecchio, perché lo usavo già in passato io il Naga. Rossi. Fresca, chiazzata o ossuta? Ma mi ha cambiato il colore della pelle. Quanto putrida la vuoi? Putrida. Ah, anche loro, isola dell'esilio. Vediamo se parte uguale. Guarda che bella l'undead. Ciao Sandrettino. Sembra una vampiressa. La puoi fare molto figo. Niente, questa non sta ferma però. Gli undead sono cambiati tantissimo. Dove sono i blocchi pixelati della faccia? Ma hai visto gli uomini? Ma a parte che tipo le mascelle ora, hanno vita propria. Hanno dei movimenti che sono incredibili. No, ma sono stati reworkati un botto, gli undead. Ma tutti sono stati reworkati. La danza dell'undead, bellissima. No, volevo solo vedere se partiva diversamente, ma vedo che parte uguale. E comunque è una figa. Cioè, seriamente, la si può fare... Cioè, persino carina ora l'undead. Non è male. Proprio è una bella gnocca. Non ossuta. No, io l'ho fatta normale. Tanto una volta che gli metti l'armor... Ah, adesso sto laggando. Eh sì, mi sa che avete ragione. Sta un po' laggicando. Sì, no, ora sto laggando anch'io. Vediamo. Vedo se cambiare server.